O part è un termine che deriva dall'inglese out of place artifacts, manufatti fuori dal posto. Sono reperti archeologici e paleontologici che si trovano un po' dappertutto e che secondo le attuali conoscenze non dovrebbero esistere, poiché inseriti in un contesto storico in cui l'uomo non poteva disporne. Di seguito vedremo alcuni tra i più rappresentativi reperti definiti a tutt'oggi OPART. L'Australia è considerato ancora oggi il nuovissimo continente, in quanto tra gli ultimi ad essere colonizzato. Per molti versi, l'Australia è ancora un paese misterioso e inesplorato, con una cultura nativa estremamente affascinante. Secondo alcuni ricercatori, coloro che credono nell'esistenza antica di Atlantide e Mu, anche su questo continente ci sarebbero resti ancestrali di civiltà che non esistono più. Addirittura ci sarebbero delle piramidi, come la piramide Gimpie, ovviamente non riconosciute dalla scienza e dall'archeologia ufficiale. Ci troviamo nella cittadina di Gimpie, nella regione di Queensland, in Australia. A poca distanza dal centro abitato si trova una struttura fatta a terrazzamenti. Secondo la lettura ufficiale, questi terrazzamenti sarebbero stati realizzati dai coloni italiani nel tardo XIX secolo per piantare i vigneti. Secondo altri studiosi o pensatori liberi, la piramide Gimpie cela tutt'altro, qualcosa che i più non vogliono vedere o sono incapaci di credere. Il primo a dare una lettura diversa di questo luogo fu il ricercatore Rex Gilroy, il quale si imbatté nella piramide nel 1975. Infatti, Gilroy si convinse da subito che la spiegazione che veniva comunemente data di questi terrazzamenti non fosse soddisfacente e che invece la struttura fosse stata eretta da una civilizzazione che aveva legami con l'antico Egitto. Anche l'archeologo Greg Jeffries si trovò d'accordo con Gilroy, definendo dal canto suo la piramide Gimpie come un'anomalia degna di approfondimento. Il disinteresse degli studiosi accademici ha però impedito che potessero essere condotti degli studi seri in materia. Ma chi ha ragione? Chi parla di un antico manufatto o chi sostiene che si tratti di una costruzione assai più recente e niente affatto misteriosa? Viene da pensare che non sia poi una cosa così difficile da chiarire, eppure il dubbio permane. La piramide Gimpie non assomiglia alle piramidi a gradoni né degli Egizi né del Sud America. Si tratta di una cresta in arenaria che si trova a nord della città, che ha delle terrazze tagliate nella pietra nelle parti laterali. Non si sa nulla degli interni, se non che ci dovrebbero essere 3 o 4 entrate. L'altezza complessiva è di oltre 30 metri, con terrazzamenti che si fanno più bassi via via che si arriva alla sommità. Oggi, sulla sommità, non c'è più niente, ma vi è la testimonianza scritta di uno storico locale, Brett Green.
che riporta il resoconto del suo bisbisnonno. Molti anni prima, racconta Green, in cima alla piramide c'erano 13 pilastri con una tavola rotonda al centro, la quale era forata. Inoltre, più in basso, c'era un portale in pietra e alcune incisioni. Tutto questo fu rimosso o distrutto dai primi colonizzatori giunti a Gimpie. La zona iniziò ad essere abitata sul finire dell'Ottocento, quando qui vicino venne trovato dell'oro. Le pietre della piramide, come accade sovente, vennero usate come materiale di costruzione per altri scopi. C'è anche testimonianza di alcune delle pietre incise usate nelle chiese. Ma anche questi reperti sembrano essere svaniti nel nulla. A pubblicizzare la piramide come luogo di particolare sacralità fu Rex Gilroy, testimone di eventi paranormali in questa zona. Colui che negò decisamente che la piramide di Gimpie avesse un qualche valore archeologico fu Michael Munrowood, che diede la lettura, oggi comunemente accettata, di terrazzamenti finalizzati alla coltivazione dei vigneti. A smontare questa interpretazione fu Jeffries, che sollevò alcuni dubbi. Tanto per cominciare, tutto il sito non dà affatto l'impressione di essere stato un luogo di coltivazione. Non ci sono canali né impianti di irrigazione. Non sono state trovate le radici o i resti delle presunte vigne. E in generale, il modo in cui sono stati costruiti i gradoni non sembra adatto a scopo di viticoltura. Da ultimo, ci sarebbe anche un'incongruenza storica. I coloni italiani giunsero in questa zona dell'Australia solo dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi ben oltre il periodo identificato da Murwood. Negli archivi di Gimpie non si trova traccia di terreno dato in concessione o acquistato per essere coltivato a vigneto. Tutta la storia, da diversi punti di vista, non sembra reggere molto. Ci sono alcuni curiosi reperti che sono stati trovati nell'area e che sembrano appartenere a tante civiltà diverse. Infine, è stata trovata una statua scolpita in quella che sembra la forma di una scimmia, chiamata infatti la scimmia di Gimpie. Secondo alcune interpretazioni, essa raffigurerebbe il dio egizio Thoth, spesso raffigurato in questa forma animale. Purtroppo è difficile farsi un'idea precisa del sito, perché non essendo considerato di valore archeologico, non è protetto ed è stato aggredito dai bulldozer più volte in passato. E a quanto pare adesso corre un pericolo ancora più serio. Le ultime notizie in merito parlano dell'intenzione del governo di radere al suolo la piramide di Gimpie per fare posto ad un'autostrada. Che si creda o meno nella sua vetustà e nel fatto che potrebbe testimoniare antichi legami con altri continenti, quello che è certo è che il sito è considerato sacro dagli aborigeni locali e che infatti si battono affinché non venga distrutto. Una strana costruzione, conosciuta anche come il resto degli Inca, di cui si sa poco della sua storia, si dice che qui riposasse il monarca di Tahuantinsuyo. Inca Camana si trova tra Yunguyo e Cuturapi, nei dintorni del lago Titicaca, vicino al confine peruviano-boliviano. Il panorama mostra enormi e complicati gradini scolpiti, sedili e nicchie in cenere precedentemente compressa, che probabilmente proveniva dalla collina di Cappia. Cappia
e anche la cava da cui provenivano le pietre di andesite di Pumapunku e Tiwanaku. Qui le cerimonie si svolgono ancora per dare il tradizionale nuovo anno con gli Yamara locali, che ritengono sacro questo sito. Alcuni sostengono che potrebbe essere servito come auditorium Inca, luogo cerimoniale o rituale, ma il suo scopo e la sua origine non sono ancora chiari. L'unico elemento che spicca e che sembra più evidente di qualsiasi speculazione è la precisione della lavorazione della pietra, la cui elevata conoscenza tecnica continua a sorprenderci sempre in quelle terre dove tutto appare tecnologicamente avanzato rispetto all'epoca della realizzazione. Il legame tra l'Egitto e la perduta Atlantide è sancito dallo stesso Platone, il quale apprende com'era organizzata quell'antica civiltà da un sacerdote egizio. Nella piana di Giza c'è infatti quello che viene definito Pozzo di Osiride, tanto affascinante quanto misterioso. Nel secondo libro delle sue storie, Erodoto parla diffusamente dell'Egitto, sostenendo che sotto la piana di Giza si trovi una sorta di città sotterranea, fatta di cunicoli e aperture. L'archeologia moderna ha sempre negato decisamente questa ipotesi, così come ha sempre negato che vi siano tunnel sotto la Sfinge. Eventuali esplorazioni sono state vietate e se qualcuna ne è stata eseguita, ciò ci resta ignoto. Vi è però un luogo che è stato scoperto, che discende parecchio in profondità e che sembrerebbe confermare, almeno in parte, le affermazioni di Erodoto. Parliamo proprio del Pozzo di Osiride, o della Tomba di Osiride, come è anche chiamato. Il pozzo si trova nella piana di Giza, fianco a fianco con piramidi e sfinge. Il termine pozzo allude proprio al fatto che scende in profondità e che in fondo si trova dell'acqua. C'è chi dice infatti che il pozzo venisse usato anche come una sorta di piscina. Ma là sotto ci sono parecchie cose interessanti. La prima testimonianza dell'esistenza del pozzo risale al 1837. L'ingegnere e egittologo britannico John Perring la etichettò come Tomba 1. Più tardi, tra il 1933 e il 1934, ad accorgersi che quell'entrata non conduce ad una semplice tomba, fu Selim Assam, archeologo che si stava occupando di ripulire la strada sotto cui si trova il Pozzo di Osiride. Assam scoprì che scendeva di parecchi metri, ma non poté esplorarne il fondo in quanto, a quei tempi, era invaso dall'acqua. Era il 1999, quando finalmente il Pozzo di Osiride venne esplorato, fino in fondo. L'autore di questa riscoperta fu Zahir Hawass, noto egittologo e noto anche per la sua spiccata antipatia verso tutti coloro che esprimono tesi non allineate con quelle ufficiali rispetto all'antico Egitto.
una struttura sorprendente se vogliamo credere, come sostiene lui, che i sarcofagi trovati là sotto vennero sollevati e calati, si presume, con l'aiuto di aste di legno. Al primo livello si accede attraverso una stretta scala di metallo infissa nella parete verticale. A 4 metri di profondità c'è il primo livello, una stanza ariosa e ventilata. Poi si scende ancora al secondo livello, molto più interessante. Qui c'è una stanza con 6 nicchie laterali. All'interno delle stanzette furono ritrovati 3 sarcofagi di basalto, materiale molto pesante, più vari arredi funebri e qualche mummia mal conservata. Gli oggetti rinvenuti erano amuleti di ossidiana, diorite e altri materiali, oltre a statuette. La vera meraviglia giungeva al terzo e ultimo livello, quello un tempo invaso dalle acque. Vi era un grande sarcofago di basalto. Il sarcofago misurava oltre 2 metri di lunghezza e 1 metro di larghezza. Al suo interno furono trovati resti di uno scheletro. Secondo alcuni era la tomba del dio Osiride, questo perché furono trovati dei simulacri a lui dedicati. Vista la presenza dei sarcofagi e visto il ritrovamento di resti umani, è abbastanza chiaro che gli egiziani usassero il pozzo come luogo di sepoltura. Eppure sono tante le domande che solleva questo luogo. La datazione ufficiale è alla 26esima dinastia, quindi a circa 2500 anni fa. Ma c'è chi crede che il pozzo di Osiride possa essere stato scavato ben prima che gli egizi ne prendessero possesso. Una prima curiosità da rilevare, mai spiegata, è la presenza di ossido di ferro sui sarcofagi del secondo livello e persino sul soffitto. Inoltre, c'è da farsi qualche domanda sulla provenienza dell'acqua che invade il fondo del pozzo. Da analisi eseguite sui campioni prelevati personalmente da Katie Forti, appare acqua salata e non dolce. Da dove viene quest'acqua marina? L'ipotesi più probabile, avanzata dalla stessa Forti, è il lago Karun, un tempo detto Meride, che si trova in una depressione sotto il livello del mare. Accanto al lago c'è il complesso archeologico di Awara. In base alle indagini eseguite dal dottor Carmen Bultor e da Klaus Dona, con tecnologia all'avanguardia, sotto quel complesso vi è un fitto reticolo di cunicoli e gallerie sotterranee. Di certo, il pozzo di Osiride, anche se non è davvero la tomba di un dio, ha dei contorni che esulano dall'umano. Così come quando ammiriamo le grandi piramidi, la domanda che ci poniamo è perché mai degli uomini abbiano sentito il bisogno di dare vita ad opere così grandiose, complesse e faticose da realizzare. L'altra domanda è ancora più elementare. Come hanno fatto usando solo semplici utensili in bronzo? Come hanno potuto calare i sarcofagi nel pozzo, visto il loro peso non indifferente? I sarcofagi del pozzo di Osiride ricordano molto quelli del Serapeo di Saqqara. L'altra spiegazione è che tutti i racconti antichi siano veri. C'era una grande civiltà che dovette fuggire dalla sua terra, sprofondata in mare. Quella civiltà era molto avanzata e conosceva forme di energia che noi abbiamo dimenticato. Le piramidi e tutte le altre grandi costruzioni che ancora esistono in giro per il mondo erano elementi di quell'impianto energetico globale. Per conservare i ricordi del loro passato, questi uomini in fuga costruirono tunnel sotterranei e da qualche parte, là sotto, si nasconde la Hall of Records, di cui parlò Edgar Cayce. Zayawas liquida tutto questo come puerili sciocchezze. Eppure quella tomba in mezzo all'acqua, come un'isola, forse essa stessa il ricordo di Atlantide, che un tempo si ergeva in mezzo all'oceano.